Cari amici, la buonasera. Ci ritroviamo insieme per riflettere sui testi della liturgia di questa settima domenica del tempo ordinario. E siamo al giorno 19 febbraio. La prima lettura è ricavata dal libro del Levitico e dice così: Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli israeliti, dicendo loro: Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai il rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Sono versetti dell'Antico Testamento, libro del Levitico, quel libro del Pentateuco che contiene le leggi che regolano la vita del popolo ebraico. E noi da questo testo possiamo comprendere come centrale nella spiritualità dell'Antico Testamento è proprio questo dell'amore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Non possiamo odiare nessuno. Qualunque male avessimo ricevuto, non possiamo odiare nessuno. È proprio così. Ma il testo ispirato non si ferma qui. Continua dicendo: Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Rimprovera apertamente. Quando il nostro prossimo sbaglia, noi non possiamo dire: E a me che importa di una cosa del genere, io che c'entro con lui? No, rimprovera apertamente. Apertamente non significa con durezza, con asprezza, significa con sincerità, avendo presente ciò che supera il sentimento di carattere personale. Questo rimprovero aperto che il libro ispirato ci chiede, noi lo chiamiamo correzione fraterna. E per poter correggere fraternamente bisogna amare. Notate ancora quello che dice qui il testo ispirato. Dice: Non ti vendicherai e non serberai il rancore contro i figli del tuo popolo, non ti vendicherai la vendetta. Beh, è un desiderio molto spontaneo questo della vendetta. Non ti vendicherai. Prendersi la vendetta, un capriccio. No. Abbiamo ricevuto del male e lo ricampiamo? No. Non è questo che bisogna proprio compiere. Bisogna lasciar perdere. O anche bisogna che l'altro si accorga che tu accetti la sconfitta. Questo è duro, ma questo è finalizzato a uno scopo. Quale? Quello che è detto all'inizio della prima lettura. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Ora, la santità comporta non immischiarsi nel male, non diventare cattivi, non essere preda della cattiveria. La santità significa la purezza della vita e l'appartenenza totale a Dio.
siate santi, perché io sono santo. Da qui amerai il prossimo tuo come te stesso. E quindi la firma, io sono il Signore. In altri termini, questa è la volontà di Dio. Passiamo adesso alla seconda lettura, ricavata come le altre delle settimane precedenti dalla lettera ai Corinzi. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani, quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Riflettiamo, miei cari amici, su questo testo di San Paolo. Lettera ai Corinzi. E San Paolo è come se riprendesse quello che abbiamo letto nella prima lettura, quando dice: siate santi perché io sono santo. E qui San Paolo afferma: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ecco, miei cari amici, la verità fondamentale della nostra fede. Così come Dio ci ha creato, così Dio è presente, abita in noi. Siete tempio di Dio. È quello che si dice nel linguaggio ecclesiastico, la inabitazione di Dio in noi, in abitare, abitare dentro. Dio è presente in noi. Se noi abbiamo questa coscienza viva della presenza di Dio in noi e della presenza di Dio nel nostro prossimo, noi adoriamo la presenza di Dio. E quindi adorando la presenza di Dio nell'altro, è chiaro che non faremo alcun male. È chiaro che terremo pura la nostra vita, perché abbiamo attenzione a che il tempio di Dio sia custodito, salvaguardato, rimanga, ecco la parola giusta, rimanga santo. Ora, queste espressioni, che noi siamo il tempio di Dio, non è un'espressione figurata, è un'espressione realistica propria della realtà di quella fede che supera le apparenze. Questa fede non viene riconosciuta, ecco la verità delle cose, perché noi ci convinciamo nella nostra sapienza umana che tutto si risolva esclusivamente nella apparenza. Non è così. No, non è in questa maniera. Ed allora verrebbe da chiedersi, e allora com'è la situazione? Diciamo che quella cultura che noi abbiamo e che ci rende impenetrabili dalla fede, quella è stoltezza, in quanto essa ci fa dimenticare nello stesso tempo la realtà di Dio e la nostra verità. E quindi noi siamo come degli smemorati, come degli svaniti, gente alla quale sfugge la propria identità.
Questa lettera si conclude con un'affermazione meravigliosa. Tutto è nostro, tutto, perché tutto è creato da Dio per ciascuno di noi. Ma poi dice, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Noi apparteniamo a Cristo e appartenendo a Cristo apparteniamo a Dio. Miei cari amici, questa verità ci consola e ci conforta, perché questa nostra appartenenza a Dio è la promessa della eternità. Apparteniamo a Dio l'Eterno, il quale non ci perderà mai e quindi saremo sempre suoi. Andiamo adesso al Vangelo, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dai a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. In queste parole finali di questo capitolo, diciamo che contengono il nostro ideale di perfezione, siate perfetti come il Padre vostro celeste. E questo ci aiuta a comprendere quello che Gesù ci chiede, e cioè a dire di rinunziare alla violenza e addirittura di ricambiare l'inimicizia con l'amore. Rinunziare alla violenza è una delle espressioni più alte della saggezza filosofica. L'espressione suprema l'abbiamo in Socrate. Meglio subire ingiustizia che farla. Ecco perché la rinuncia alla violenza, che è socratica, diventa per noi evangelica. Rinunziare alla violenza perché non dobbiamo operare il male. Anche se il male fosse in difesa, noi dobbiamo lasciar perdere. Ritorniamo al tema della vendetta, Antico Testamento. Accettiamo di perdere, ma non ci vendicheremo di nessuno. Così nel Vangelo a un certo punto ci si dice di amare in maniera incondizionata, e d'altro canto se dobbiamo amare i nemici, come possiamo amare i nemici se non amiamo in maniera incondizionata? Cerco di spiegarmi. Se noi amiamo coloro che ci amano, noi ricambiamo l'amore. E in questo caso il nostro amore è condizionato da quello che riceviamo.
Una persona ci vuol bene, una persona ci è cara, una persona ci è amica e noi la ricambiamo. Questo, miei cari amici, è quello che noi, diciamo, facciamo in maniera molto spontanea. Ma non è così che opera Dio. E se noi dobbiamo essere santi come santo è Dio, dobbiamo operare come Lui. Il suo amore è incondizionato, il suo amore è assoluto. Tant'è vero che Dio ci ha amato prima che noi ci fossimo, noi siamo il frutto del suo amore. Non è che Dio ci ama in quanto noi siamo amabili, ma Dio ci ama e amandoci ci rende amabili. Cioè dire amandoci egli dona a noi un riflesso della sua grandezza, della sua santità. Ed è per questo che noi diventiamo amabili. Ma a questo punto, se Dio ama ed ama tutti, perché siamo tutte creature sue, è chiaro che noi non possiamo discriminare e dire questo sì, lo amo, e quello no, non lo amo. No, affatto affatto. Il nostro amore incondizionato significa che si rivolge proprio a tutti, senza eccezione di sorta. Un amore senza limiti. Un amore che non è attesa di reciprocità. Amore che è dono totale, sereno. Amore che si fonde con l'amore di Dio. Amore puro, amore disinteressato, amore vero, l'amore di Dio. Ed ora vorrei che passassimo alla presentazione di una figura, di un santo certamente non noto nei nostri ambienti. Qual è questo santo? È San Giorgio Agiorita. Agiorita significa qualcosa di curioso, ma noi per esempio possiamo dire Adranita e significa di Adrano. Così Giorgio Agiorita significa Giorgio di Agior. Agior è una parola piuttosto strana. Perché? Perché essa è la traduzione di una parola greca che è Agios. Agios vuol dire santo. E quindi questa espressione santo è data a un monte che di per sé si chiama Athos. E il monte Athos, di cui state vedendo un'immagine, il monte Athos che è una repubblica autonoma tutta popolata di monasteri. Uno di questi monasteri è chiamato Ibiron, che corrisponde all'antico greco Iberion. E con questa dicitura, Iberi, i greci indicavano quel paese che noi oggi chiamiamo Georgia, proprio da questo nome Giorgio. Georgia, e ci fa pensare a San Giorgio Cavaliere. Dove si trova la Georgia? La Georgia si trova in quel territorio che gli antichi chiamavano la Colchide. E c'è un famoso viaggio che parte proprio alla Colchide alla ricerca del vello d'oro. Ecco, questi miti. In questo territorio abbiamo la Georgia. Alle spalle del territorio c'è la grande catena montuosa del Caucaso e diciamo che è una parte che sbocca sul Mar Nero, per cui attraversando gli stretti Dardanelli e il Bosforo si arriva nel Mar Nero, nella parte più orientale, diciamo a destra salendo, il mare si troverà appunto la Georgia. Questo territorio visse da sempre, diciamo, in simbiosi
con l'impero di Costantinopoli, l'impero bizantino o l'impero romano di Oriente. In che senso? Nel senso che da Costantinopoli arriverà tutta la liturgia, la struttura della vita religiosa del popolo georgiano. E proprio per favorire questo scambio spirituale si crea un monastero georgiano qui sul Monte Athos. Quell'immagine che voi avete visto è proprio l'immagine del monastero di San Giorgio a Giorita. Questo regno della Georgia si trova proprio a subire la frammentazione per un certo periodo di tempo del regno in tanti principati. E la Chiesa, che rimane unita, la Chiesa diventa l'elemento che unifica l'intera nazione georgiana. A questo punto noi ci possiamo formare un'immagine di questo popolo della Georgia. È un popolo profondamente radicato nella fede e non ha potuto nessuno, sapete, a far perdere la fede alla Georgia, né il mondo musulmano che lo circonda e neanche il comunismo ateo. Dobbiamo dire che Giuseppe Stalin, Iosif Vissarionovich, così si chiamava Stalin, era soltanto un soprannome, era appunto un georgiano. Ma la Georgia è rimasta ed è profondamente cristiana, grazie ai suoi santi, ai suoi monaci, di cui San Giorgio è proprio un modello. Ed ora, miei cari amici, vorrei, a posto di quella riflessione sui temi di attualità, vorrei parlarvi di questo libro, Patrick Theilier. È un francese che è un medico, e questo medico racconta in questo libro tutta una serie di esperienze. Vi leggo il titolo: Quando la mia anima uscì dal corpo. Di che si tratta? Questa sera soltanto lo accenniamo. Negli incontri delle settimane successive ne parleremo più distesamente. Cosa avviene quando noi moriamo? Ecco la domanda. Quando i nostri medici dicono che noi siamo morti, lo dicono che in base alle rilevanze che hanno gli strumenti, il battito del cuore, il cervello, tutto questo, dicono c'è la morte clinica e quindi la persona è morta. Non è vero, la persona non è morta. La separazione dell'anima dal corpo avviene dopo diverse ore, all'incirca 5-6 ore. E quindi il cadavere, che per noi diventa insensibile, il cuore non batte più, non c'è più attività cerebrale, è ancora animato. E quindi in questo periodo è bene pregare lì vicino alla persona. Non bisogna fare strepiti. Perché? Perché in questo lasso di tempo, ecco l'idea centrale di questo libro, l'anima, prima di abbandonare il corpo, è come se avesse un incontro con Dio. E in questo incontro con Dio l'anima valuta tutta la sua vita. C'è qui, per esempio, tra i diversi racconti quello di Gloria Polo, la quale è come se subisse il giudizio di fronte a Dio e si ritrova manchevole. E a quel punto che supplica il Signore di farla tornare in vita, di darle ancora una possibilità. Torna in vita
e diventa un apostolo. Ecco allora che questo periodo, questa esperienza prima della morte, proprio ai limiti tra la fine della vita e l'inizio della vita eterna, diventa un periodo importante. Ecco, noi parleremo nelle settimane che vengono proprio di queste esperienze, quello che si vive proprio in queste ore, tra la morte clinica e l'ingresso nella vita eterna. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo nelle settimane successive. Auguro a tutti la buona serata. Salve. La Beata Angela da Foligno è una mistica medievale vissuta nel XIII secolo. Un lungo cammino l'ha portato dalla conversione alla unione totale con la Trinità. È nata nel 1248 da una famiglia benestante. Ha vissuto una vita abbastanza normale all'inizio e forse anche un po' superficiale. Si è sposata a 20 anni e ha avuto alcuni figli. Poi, a un certo punto, nel 1279, cominciano tutta una serie di fenomeni, insomma, negativi, disastrosi, un terremoto, una guerra che viene combattuta contro Perugia e tutti questi fatti le fanno prendere coscienza della sua situazione. Nell'85 è l'anno appunto della conversione, 1285, dopo 3 anni si ritroverà totalmente da sola perché muore la madre, muore il marito e muoiono anche i figli, quindi diventerà aderirà al terzo ordine francescano dopo aver venduto tutti i suoi beni. Le notizie che noi abbiamo di questa santa sono tratte dal libro della Beata Angela da Foligno, che è stato scritto, questo libro è stato scritto dal suo confessore. Lei ha vissuto tutta una serie di esperienze mistiche che quindi ha raccontato e poi sono state ordinate e sistemate. E sono state esperienze che l'hanno coinvolta totalmente dal punto di vista spirituale e corporeo. E durante la sua estasi, quindi, aveva queste esperienze straordinarie, solo che poi dopo rimaneva semplicemente un'ombra nella sua mente. Lei parla di un abisso assolutamente ineffabile, cioè indicibile. Sono delle illuminazioni divine che si comunicano alla sua anima all'improvviso in modo inaspettato, quindi chiaramente la santa poi ha delle difficoltà a raccontare la sua esperienza, così come i suoi ascoltatori avranno certo difficoltà a comprenderla. Possiamo considerare qualche tappa di questa crescita. La prima tappa è costituita dalla conoscenza, dalla coscienza del proprio peccato e dal timore dell'inferno. Risponde a un tipo di fede che è ancora priva, più che priva, ancora povera, molto povera di carità. E quindi a causa di questo timore, di questa paura, lei fa un'esperienza di pentimento, di penitenza, di umiltà. E tutto questo la porterà ad avvicinarsi alla croce. E sarà la croce che poi la condurrà sulla via dell'amore. Gesù le ha detto di non togliere gli occhi, ma gli occhi dell'anima dalla croce, sia nella gioia che nella tristezza. E in questo periodo ancora la santa non è totalmente soddisfatta di sé, perché lei vorrebbe riparare i suoi peccati, però comprende che non ha nulla da dare al Signore, anzi non è nulla davanti al Signore, quindi capisce che non sarà la sua volontà a dare l'amore di Dio. Ciò che la salverà dalla sua indegnità e dal fatto che meriterebbe l'inferno non sarà da parte sua il possesso della verità, ma sarà semplicemente Gesù crocifisso, il suo amore per lei. Nella visione di Cristo crocifisso si realizza proprio questo equilibrio tra l'amore e il dolore, perché sulla croce c'è l'uomo Dio. E questa esperienza di suprema sofferenza di Gesù è nello stesso tempo contemporaneamente un atto di supremo amore. L'anima, lei scrive, quando contempla Dio,
Dio sulla croce, quindi Gesù sulla croce, vero Dio e vero uomo, si addolora tanto e tanto da immedesimarsi, quindi si trasforma nell'amore, nella sofferenza di Cristo crocifisso. E la conversione di questa santa giungerà a maturazione proprio quando il perdono di Dio apparirà alla sua anima come un dono gratuito dell'amore di Dio Padre, che è sorgente dell'amore. Non ci sono scuse, lei scriverà. Chiunque può amare Dio ed egli non chiede all'uomo se non che gli voglia bene, perché egli l'ama ed è il suo amore. Grazie a tutti dell'attenzione e arrivederci.